grande piacere che apro questa sessione di presentazione del volume dell'amico Liberato Domenico, quello che ho chiesto 30 anni fa all'onorevole Enrico Berlinguer è quello che chiederei oggi all'ingegner Sergio Macchione. È un volume che si fa leggere a voce tronchiato, perché parla della vita del nostro operato e delle sue vicissitudini nell'ambito lavorativo principalmente. E maledettamente, scusate il termine, di attualità per le nostre zone, quello che lui ha chiesto all'epoca è quello che chiederebbe oggi a Marchionne, e che tutti quanti siamo a conoscenza, vediamo un po' sulle nostre spalle quello che sta succedendo all'Iris Bus ex Iveco, ex Fiat di Flumeri. È sempre un piacere comunque, prima di tutto vederci, incontrarci, ogni cosa, e fondamentalmente poter portare quei significativi, importanti contributi culturali per la nostra piccola, forse anche insignificante realtà, perché sono ad esempio di una vivezza di spirito e di una sopravvivenza di valori che evidentemente a me personalmente sta a cuore, ma penso di interpretare il pensiero un poco diffuso di tutti quanti voi. Quindi allorché mi viene fatta una proposta del genere, cioè la proposta di poter partecipare e di poter contribuire alla presentazione di un volume che è caro, laddove si consideri che praticamente è scritto da uno di noi, è chiaro che io lo faccio sempre molto volentieri. Non penso di poter, ti devo fare una pacchettata per averlo fatto. Non si modificano i contributi che ti vengono dati da altri autori. Questa purtroppo è una legge dello Stato, non inventata. Ma è marginale. È stato un editore. Si può capire, è marginale. No, anche perché io non l'avrei mai fatto. È marginale, la legge degli autori, insomma, certo, non lo consente, certo. Editori, ma non entriamo nel merito perché non siamo in un'aula giudiziaria, per dire. Certo. E il mio contributo praticamente avrebbe potuto essere quello di rinverdire fatti, circostanze, situazioni che poi chi è vissuto a Greci, chi ama Greci, chi ha intensamente avuto la possibilità di poter vivere con la gente potrebbe rammentare, perché quello che per esempio viene detto molto diffusamente da Liberato nella parte relativa alla sua giovinezza, alla sua infanzia, alla sua giovinezza e alla sua vita qui nel nostro paese, penso che sia bagaglio comune, perché praticamente se non è successo a tutti è successo al 90% in buona sostanza. E io ho preferito piuttosto rimettermi alla prima parte del libro, perché è quella che secondo me è densa di significati, non tanto perché ha un valore maggiore, quanto piuttosto perché mette a nudo o rammenta a chi probabilmente possa aver dimenticato quelle circostanze che quando noi eravamo giovani a suo tempo ricordavamo con piacere, perché diciamoci la verità. Uno statista francese che si chiamava Clemenceau, primo ministro, era solito dire una cosa, e spero di non offendere il pensiero di nessuno: chi non è anarchico o comunista a 20 anni non ha mai vissuto. Ed è così, anche se qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Preferisco leggere non perché non sappia cosa dire, ma perché quello che io leggerò voglio darlo come una sorta di atto di benemerenza a Liberato per quello che ha scritto, a proposito di fatti e argomenti che sono poco noti, quali la vita in Fiat, e fondamentalmente perché ha rinfrescato la nostra memoria per quanto attiene la vita del nostro paese. Allora possiamo iniziare. 20 anni fa, o giù di lì, con il petto gonfio e gli occhi lucidi, i ben pensanti di tutto il mondo con manifesta soddisfazione decretavano il fallimento del sistema comunista dopo la caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989 e il disfacimento del modello economico socialista con lo sfaldamento dei governi di area sovietica. L'utopia
Bibbia era stata smascherata. L'uguaglianza restava un sogno. I fatti decretavano che la società, per funzionare, deve essere totalmente articolata, con differenze naturali che si traducono in autentiche stratificazioni sociali, conseguenza del censo e delle risorse che ciascuno può mettere in campo. Un nuovo spettro si aggirava per l'Europa, il capitalismo trionfante, e i suoi rappresentanti legittimamente gioivano: chi vince ha sempre ragione. Ma dopo 20 anni, forse che il sistema capitalista, alla luce di quanto ci tocca constatare sulla nostra pelle, non è fallito allo stesso modo. Chi aveva ragione, chi avrà ragione? La selvaggia ricerca del profitto salverà l'Italia o la ridurrà i livelli del terzo e del quarto mondo? Io, molto cautamente e con parere trascurabile, dubito che il capitalismo possa essere l'unica ricetta capace di salvare l'economia mondiale. Dubito che la vecchia litania per la quale se sta bene il padrone starà bene anche l'operaio, a Torino lo dicevano, possa essere il principio logico capace di assicurare la ripresa economica e lo sviluppo della società. Dubito fortemente se solo si consideri che anche l'economia sociale di mercato adottata dalla Germania non produce più risultati, determinando crescita zero anche per quella che è definita la locomotiva d'Europa. E allora? Avevano ragione gli operai della Fiat che durante l'autunno caldo già intravedevano che la logica del profitto non può essere l'unico movente del privato imprenditore? O hanno ragione coloro che hanno ritenuto l'imprenditore una sorta di unto del Signore, cui affidarsi completamente perché avrebbe risolto ogni problema? Noi ci siamo affidati ad un imprenditore, unto del Signore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, talmente scoraggianti e se è possibile assolutamente preoccupanti per l'immediato e per un futuro denso di problemi e criticità. Ma non è questa la sede per una puntigliosa critica agli errori del capitalismo, né questa è la sede per una puntigliosa requisitoria agli errori del capitalismo. Chi ha ritenuto possibile far profitto non tramite il lavoro, ma attraverso gli investimenti. La globalizzazione non paga, e i mercati che si reggono sui capitali piuttosto che sulla produzione travolgeranno il mondo e sconvolgeranno la vita degli esseri umani. Prendiamo per esempio il sistema creditizio, le banche, quelle ve le raccomando. Non esistono più banche commerciali, quelle che davano danari per la realizzazione delle imprese, sono state sostituite dalle banche di investimento, che ritengono far profitto sul debito piuttosto che sulla produzione. Scusate queste brevi ma necessarie considerazioni, non è questa la sede. Non dipendo presto, come diceva l'immortale poeta Orazio nelle sue rose. Oggi dobbiamo essere veri, oggi siamo qui per festeggiare la fatica letteraria di un uomo onesto, un lavoratore che ha voluto riassumere lo scorrere ineluttabile del tempo, che ha inteso rammentare la propria vita, le proprie esperienze, le speranze, le idee, le delusioni, le illusioni, gli errori. Mi piace in questa occasione dare giusto risalto alle sue intuizioni di 30 anni fa, talmente attuali e moderne da poter essere riproposte integralmente all'amministratore delegato della Fiat. Bravo. Ci complimentiamo con te, figlio della nostra terra, di un popolo, quello albanese, intuitivo, intelligente, perspicace, che continuerà, io spero, a dare gusto a questa nostra piccola comunità anche quando, per scelta sciagurata di un governo liberticida, questo comune non esisterà più. Il cammino della speranza porta alla libertà. E tu, da uomo libero, hai inteso trascrivere ricordi, sensazioni, stati d'animo, senza preclusioni, senza pregiudizi, senza reticenze. Alla stregua di Edoardo De Filippo è drammaticamente rappresentato il dolore di un'intera generazione, quella degli italiani costretti ad emigrare e che hanno reso splendida e potente l'economia del nord Italia, quel nord che ora ritiene di poter fare da solo e che considera il sud un inutile ingombro. Grazie.